Ciao a tutti amici di Woman Bright, siamo qui al Paroffini alla giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità e a fianco a me c'è Antonietta Di Martino, assessore all'istruzione del Comune di Torino. Buongiorno. Buongiorno. Come mai è importante essere qui in questa giornata? È importante essere qui in questa giornata perché è la giornata internazionale delle persone con disabilità e il tema della disabilità è centrale nei servizi educativi della città di Torino. Siamo qui con Alessandro Maruzzo, allenatore della squadra Insuperabili. Alessandro, secondo te qual è il valore che trasmette il calcio a questi ragazzi e perché nasce questo progetto? Io credo che il gioco del calcio abbatta un po' i limiti, i confini che ci sono magari nella società di tutti i giorni. E quindi quello che noi cerchiamo di fare è dare la possibilità a questi ragazzi di giocare e di giocare come tutti gli altri, quindi senza limitazioni e con lo stesso agonismo che possiamo trovare nel campionato di massima serie della Serie A e della FIGC. Quindi questo è il nostro obiettivo. E come avete potuto vedere nella partita di prima, i ragazzi vivono l'agonismo come qualsiasi altra persona. Gol, vittoria e sconfitta. Perfetto, grazie Alessandro. Gli amici di Woman Bright, buongiorno a tutti. Siamo qui oggi in compagnia di Gloria, direttrice di Scuola Barolo. Buongiorno. Grazie. Vorrei chiedere qual è l'importanza di essere qui oggi con i ragazzi e puoi dire un po' chi siete voi in una parola. Allora, noi siamo venuti qui perché tutti i giorni nelle nostre attività, anche se nella nostra scuola non sempre ci sono dei bambini disabili, facciamo conoscere la disabilità perché per noi è una cosa comune. Attualmente abbiamo due bimbi con impianto cocleare nella nostra scuola, abbiamo fatto un sacco di progetti per loro, abbiamo insonorizzato la scuola per loro e alla fine ne abbiamo goduto tutti perché alla fine sono cose che servono a tutti e fanno riflettere tutti. I nostri alunni sono felicissimi e vogliamo sempre partecipare a questi eventi quando ci sono. Grazie, grazie mille, grazie. A presto. E sono in compagnia del capitano dell'HB. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Io sono Roberto. In squadra mi chiamano Bob. Sono il capitano di questa fantastica squadra. Ecco, a proposito della squadra, quando venite qua, poi vedete che i bambini si appassionano al vostro sport e vi seguono? Purtroppo non tanto, sarebbe bello che venissero anche a vedere le partite. Capisco che per un bambino non è così facile perché dipende dai genitori, però diciamo che quando riescono vengono a vederci. Ok, cosa serve al basket in carrozzina per crescere, per avere più squadre? Secondo il mio punto di vista è che dovrebbe partire tutto dalle scuole, perché tutto parte dalle scuole. Da lì si formano i ragazzi, si forma la cultura dello sport, anche per lo sport diversamente abile. Quindi se si partisse dalla scuola ci sarebbero magari più ragazzi informati innanzitutto e poi che potrebbero cominciare molto prima ad avvicinarsi non solo al basket ma a tutte le discipline sportive che esistono anche per i diversamente abili. Ok, io ti ringrazio e ti chiedo dov'è che vi possiamo venire a vedere a giocare dal vivo? Torino, zona Barriera di Milano, via Moncrivello 8, la nostra palestra storica della circoscrizione numero 6, e non si paga. Quindi poi c'è il nostro sito HB Wicep Torino dove si può seguire tutto, dove c'è scritto tutto, tutte le nostre foto, video e quant'altro. Ti ringrazio, un saluto. Grazie a voi. Siamo Ciao. Qui con Ilaria Galbusera, campionessa e capitano della nazionale italiana volley femminile sorde. Ilaria, ti chiedo, ho notato che avete fatto un l'inno nazionale in LIS. Come vi è venuta questa idea? Allora, prima di ogni partita il capitano deve segnare l'inno italiano in lingua dei segni e a noi ci è venuta l'idea di farlo tutte insieme perché non era bello che lo facessi da sola, era anche un modo per diciamo fare squadra e cominciare a chiuderci una bolla prima di ogni partita importante, era anche un modo per dire ora ci cominci, quindi l'inno era un motto nostro, un modo di fare prima di cominciare ogni partita importante. E ci ha portato tanta fortuna, tant'è che il video che avete visto è diventato virale, ha fatto quasi 5 milioni di visualizzazioni
e ci ha permesso di farci conoscere, e infatti negli ultimi anni la nostra realtà è molto cresciuta. E niente, quindi è un inno che ci ha portato davvero fortuna. Grazie mille Ilaria e complimenti ancora. Grazie.